Garcia, game over, siamo ai titoli di coda e i fischi del Maradona completamente sold out e deluso dopo la sconfitta con l'Empoli ne sono la dimostrazione. Il Napoli andrà alla sosta di campionato con tanti dubbi, poche certezze e di sicuro non più il suo allenatore francese sulla panchina. Infatti da mercoledì a Castelvolturno ci sarà un nuovo tecnico. In queste ore Aurelio De Laurentiis e i suoi stanno scegliendo chi dovrà traghettare il Napoli fino a fine campionato, per evitare una brutta figura da campioni d'Italia, ma soprattutto per cercare di salvare il salvabile, soprattutto la qualificazione Champions agli ottavi. Sinceramente è un avvilimento, è pure un dispiacere per noi che stiamo facendo questi sacrifici sotto la pioggia, treni contro treni, chi si è fatto l'abbonamento e cose simili, chi prende i biglietti dello stadio ogni domenica. Ormai è sempre rintossico purtroppo, non ho niente da dire oltre questo. Mi dispiace, io non so trovare una soluzione a tutto ciò. Non ci sono le basi per continuare. Secondo te la colpa è tutta dell'allenatore? Sicuramente, non è, la squadra ormai non lo segue più l'allenatore, quindi è stato sfiduciato, ma anche dallo stesso presidente ad ottobre, quindi è palese che purtroppo paga l'allenatore, deve andare via, anche se siamo dispiaciuti per questa sconfitta. Forse si aspettava questa sconfitta per cacciarlo definitivamente. Io credo che non è un problema allenatore, proprio i giocatori non hanno più voglia. Secondo me siamo arrivati allo scudetto, si sono capacciato. Perché pure Di Lorenzo dà la dimostrazione che sbaglia sempre tutti i passaggi. Robotto che sbaglia sempre, ragazzi, ma cambiamo allenatore, risolviamo il problema. Non credo. Secondo te la colpa è tutta di Garcia, va sostituito? Per me sì, perché già si è vista dalla formazione iniziale che ha fatto, non girava bene, i giocatori ormai non lo seguono più. Primo anno di un tecnico è sempre difficile, una nuova squadra ancora di più dopo che hai vinto lo scudetto, però c'è da dire anche che diciamo, le scelte di Garcia non sono state le migliori secondo me nei cambi, poi sempre facile vista dagli spalti. Una squadra che l'anno scorso ha massacrato tutto in questo stadio, quest'anno sembriamo la squadra che tutti vengono, vincono e se ne vanno.